Curiosità, quest'anno c'è un trucco in particolare che hai fatto e che ti ha reso veramente molto orgoglioso? Magari ad una delle grandi star del cinema che viene da te. Sì. Allora, il trucco di Miriam Leone che ho fatto alla presentazione di Diabolik, perché ci sono un po' di motivi. Quel giorno ho scoperto che era mamma, lei mi ha detto che era mamma, che stava diventando mamma. Un po', e quindi forse io poi interpreto questo amore, no? Mi viene proprio spontaneo. E poi era il mio colore di vita, il vinaccia, materico, un colore importante. Lei è impazzita, mi hanno scritto tantissimi. Credo che quando dietro un make-up, un trucco, un prodotto, c'è il racconto che mi parte dall'anima, lo si vede anche quando lo faccio sul volto. Quindi tanto gold, ma tanto bronzo e vinaccia, il colore della sensualità e dell'anguore. Siate languide con la vinaccia. Quindi questo mi ha molto conquistato anche a me. Senti, dicevi che per fare un trucco perfetto bisogna ascoltare con gli occhi. Ti è mai capitato di dover convincere un'attrice, una grande star, a fidarsi di te perché voleva il trucco in maniera diversa, oppure tutte quando vengono da te si fidano al primo colpo? Allora, o sono stato fortunato o me lo sono conquistato, non lo so, ma tutte si affidano, nel senso che chi viene da me solitamente mi dice fai tu, vogliono la mia visione, il mio modo di vederle. Io sono felice di questo perché se no non avrebbe senso creare. Una volta soltanto una sposa, non un'attrice, mi chiese una matita azzurra, per me fu un trauma di quelli agghiaccianti che non dimenticherò mai, l'ho messa per disperazione. Però non l'avevo mica vista perché ce l'ho anche io. La DJI? Sì. Allora, Simone, questo party natalizio che è una tradizione, cosa rappresenta per te? Allora, questo evento per me rappresenta il mio regalo a tutte le donne. È nato per gioco, è nato perché molte amiche attrici mi dicevano: ma perché a Natale invece della crema non ci regali una lezione di trucco? Io regalo un po' tutto alla fine, no? È un mondo di emozioni. Chi viene qui mi racconta, dice: io ancora sono in fibrillazione per tutto quello che ci è dato. Quindi per me rappresenta un gesto d'amore, quest'anno ancora di più perché lo faccio per una cosa ancora più importante, che è l'autismo, l'albero dell'amore. L'ho chiamato The Tree of Love, l'albero dell'amore, perché ognuno di noi, ognuno di voi, arrivando all'evento riceve una palla di Natale, la va a mettere sull'albero e può fare una piccola donazione. È un gesto, secondo me, che ci può rendere nobili e ci può aiutare a capire qualcosa che purtroppo oggi lo viviamo un po' troppo come se lo raccontano nei film. Invece è qualcosa di più grande, quindi per me questo evento è il momento di incontrare tutti, di incontrare anche voi, perché spesso ci sentiamo al telefono, ok? E di condividere, io amo condividere, amo fare regali e amo le persone che sono felici quando faccio qualcosa. Senti, ora arriva il Natale, la festa più magica dell'anno. Cosa rappresenta per te il Natale? Cosa vorresti trovare sotto il tuo albero personale? Allora, il Natale per me è casa, mamma, io in pigiama, nipoti che arrivano, l'odore del caffè della mamma che me lo porta a letto, è famiglia. Per me il Natale è il pranzo a casa, non me ne frega con chi, però ci deve essere calore e condivisione. Non vedo l'ora di fare l'albero di Natale. Sul mio albero ho 780 palle, le ho contate ieri perché l'ho fatto ieri e continuo a comprarle. Il Natale è dono, è regalo, è condivisione, è la neve. Quest'anno pure qui ci ho voluto mettere un po' tutto, lo zucchero filato. È un momento in cui i telefoni si fermano e il mondo si concentra sull'affetto. Non è per tutti così e quindi con tutto questo calore io spero di fare un augurio importante a quelle persone che invece vivono il Natale con un ricordo più malinconico. Vorrei tanto che potessero tornare ad amarlo, perché per me è un momento magico. Io aspetto Natale tutto l'anno per tanti tanti motivi. Cosa vorrei trovare sotto l'albero? Niente, a me piace più far trovare. Io penso che sono più un uomo che dona che riceve. Bellissimo. Senti, invece, qual è il trucco perfetto per questo Natale 2023? E visto che si avvicina anche il Capodanno, anche per Capodanno 2024, cioè qual è il trucco che andrà per la maggiore? Allora, le donne a Natale, per le feste in generale, sono più minimal chic, non rinunciano alla bocca rossa, non rinunciano al mascara. L'occhio però sono pennellate materiche gold rose, bronzo, cioè accarezzano lo sguardo ma non sono eccessivamente protagoniste. A Capodanno invece esplode, come fuochi d'artificio, si osa, ci si diverte, l'occhio può diventare rock, glam rock, la bocca vinaccia, mascara come se piovesse, mi viene da dire, nel senso materico, importante, no assolutamente nella rima inferiore perché mette in evidenza borse e occhiaie. Giocate, a Capodanno stiamo accogliendo l'anno nuovo, cose nuove, bisogna divertirsi, purtroppo quest'anno poco paillette perché le stanno togliendo dal mercato. Simone, quindi ci hai detto che questa sposa è stata l'unica a mandarti in crisi con la famosa matita azzurra, sì. Ma c'è il trucco che ami più di tutti fare, cioè quello che quando te lo chiedono dici oddio che bello, oppure dici oddio è perfetto per lei?
lo smokey eyes. Io ho portato questo smokey eyes nel mondo delle star, sono stato un po' precursore di questa tendenza, ho il mio stile, il trucco da dietro, so fare uno smokey eyes in 3 minuti, l'ho dimostrato in televisione, quindi per me smokey eyes e sfumatura è il mio cavallo di battaglia e posso farlo anche al buio. Quindi da Guinness World Record. Senti, ma tutti questi ragazzi giovani che magari aspirano a diventare dei make-up artist, che poi in Italia ne abbiamo veramente di bravissimi, qual è il consiglio che ti senti di dare? Magari un invito a come iniziare questa professione? Allora, prima di tutto studiate l'inglese, studiate in generale, perché spesso si pensa che il make-up possa sostituire una formazione. Io ho studiato tanto, perché poi torna molto utile, e sappiate aspettare il momento del guadagno. Cioè, questo lavoro ha bisogno di una grande gavetta, bisogna dedicarcisi al 100%, quindi sappiate che all'inizio non è rose e fiori, ma poi diventa un'esplosione di emozioni e c'è anche il guadagno, quindi mi sento di dire studiare e aspettare. Cosa chiedi al tuo 2024, sia a livello professionale che magari privato? Allora, a livello professionale il triplo del lavoro, che mi piace essere sempre adrenalinico, poi quando chiedo una cosa del tipo del lavoro lo chiedo per i miei assistenti anche oltre che per me, quindi comunque mi sento di essere egoista, no? Insomma, condividere. E cosa mi aspetto? Mi aspetto l'amore, arriverà quest'amore, 47 anni, arrivo per i 48, insomma. Speriamo, dai. Speriamo nell'amore, anzi, facciamo un annuncio.